Nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie della giornata di oggi. Gallio, artigiano di 55 anni, precipita nel vano ascensore per 10 metri, inutili soccorsi. L'artigiano originario di Asiago è morto nel pomeriggio di oggi in un edificio in contrada Zeppo, in circostanze ancora da chiarire. Si tratta di un infortunio mortale sul lavoro causato da una caduta accidentale. L'identità della vittima non è stata resa nota. Veneto, tante famiglie vicentine si uniscono al cordoglio per l'addio al professor Zanesco, il medico dei bambini. Luigi Zanesco si è spento a 87 anni in pensione da circa 15 anni, si era dedicato sin dagli anni 70 alla cura e all'introduzione di nuove metodologie di intervento a favore dei piccoli pazienti affetti da mali oncologici e leucemie. Fu il fondatore nel 1982 dell'odierno reparto oncoematologia pediatrica Padova, polo di riferimento internazionale. Valli del Pasubio, lieve malore per un trentenne sulla strada delle 52 gallerie. Un medico escursionista lo assiste. La squadra di soccorso di Schio si è messa in marcia per un intervento nel pomeriggio di domenica, attendendo alla Rifugio Papa un trentenne di Campo San Piero già visitato da un medico lungo la celebre strada tra i luoghi sacri della Grande Guerra. Vittima di una colica improvvisa, il giovane è stato sostenuto fino all'arrivo per venire accompagnato poi in Jeep. Recuaro Terme, giovane di 24 anni, si blocca sulla ferrata, raggiunto, portato in salvo dal soccorso alpino. A trovarsi in stato di difficoltà ieri alle 13 un giovane veronese di 24 anni, rimasto bloccato in parete senza possibilità né di salire in cima né di discendere in autonomia. Sotto la catena del fumante è giunta una squadra equipaggiata per la salita che lo ha raggiunto per poi calarlo in sicurezza a terra e riportarlo alla base. Vicenza, supereroi mascherati si calano dal tetto del San Bortolo salutando i piccoli pazienti di pediatria. Tanti bambini affacciati alle finestre delle loro stanze in reparto hanno ammirato e poi conosciuto da vicino Spider-Man, Superman, Hulk e altri eroi dei fumetti e del cinema. Una mattinata di festa e sorrisi andata in scena sabato scorso grazie all'associazione benefica Sì e Vicenza Falls Children con l'ospedale di San Bortolo, meta dei volontari supereroi. Tempo instabile, grandine, piogge intense nel Vicentino, allerta gialla in Veneto, in particolare per domani si prevedono condizioni di instabilità nel territorio del nord-est con il Vicentino interessato da possibili grandinate, rovesci di pioggia di forte intensità, vento e temporali. L'area dell'Alto e Basso Brenta e quella del Corso del Bacchiglione saranno monitorate nelle prossime ore. Pagina dell'Eco Nazionale, politica, elezioni, Calenda detta le sue condizioni sull'alleanza con il PD. Se Letta dice no, sarà responsabile della rottura. Economia, occupazione dai dati, Istat sale al 60,1%, record al 77%. Mese di giugno il tasso di occupazione è salito al 60,1%, quello di disoccupazione è stabile all'8,1%, il tasso di inattività è sceso al 34,5%. Dall'estero, Ucraina, ONU, Mosca non concede accesso al carcere di Olenivka, bombe russe su Mykolaiv. Russia non ha concesso l'accesso alla prigione nel Donetsk ai rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa. La nostra richiesta di poter incontrare i prigionieri di guerra non è stata accolta. Sport, tennis, Sinner vince il torneo di Umago nella prima sfida che valeva un titolo tra i due giovanissimi fenomeni, Alcaraz e Sinner, e l'azzurro ad aggiudicarsi il torneo ATP 250 di Umago in Croazia. L'alto atesino stende in 3-7 lo spagnolo. Era l'ultima notizia, a risentirci a domani.